punto numero 5, nomina della commissione edilizia comunale. Praticamente è una commissione che deve essere istituita dal consiglio comunale, così come dicevo, i membri di diritto sono il medico di sanità pubblica, comandante provinciale dei vigili del fuoco, un suo delegato, numero due esperti in materia di tutela ambientale. No. La commissione di edilizia appunto è istituita dal regolamento di edilizio che nonostante sia dell'87 è quello che è ancora in vigore per il comune di Orsico. Prevede appunto una serie di membri di diritto e alcuni di nomina del consiglio comunale. I membri di diritto sono quelli che diceva il sindaco, il medico di sanità pubblica, il comandante dei vigili del fuoco. Era prevista anche l'integrazione con i due esperti ambientali fino a quando poi non è stata istituita invece la commissione del paesaggio e quindi si tratta di nominare sei membri di cui tre consiglieri comunali di cui almeno uno indicato dalla minoranza. A questo proposito siccome la norma prevede almeno uno e ovviamente prima sentiremo anche voi, Zella Girolamo che è assente oggi ha scritto questa lettera, allora sottoscritto Zella Girolamo in qualità di capogruppo del gruppo di posizione su un futuro, considerato che nel Consiglio Comunale 1806 è prevista la nomina della Commissione Edilizia e che il regolamento edilizio vigente prevede un solo membro in rappresentanza della minoranza. Considerato altresì che in seno al Consiglio Comunale sono presenti due gruppi di opposizione, chiede che la Commissione Edilizia possa essere composta tra gli altri da due membri di minoranza, in modo che i gruppi di opposizione possano essere entrambi rappresentati. Ecco, lui aveva fatto questa osservazione e noi c'è difficoltà a recepire questo, non ci sono. E dunque, e tra l'altro, a tal fine precisa che il rappresentante di Orsico Futuro sia lui stesso rappresentato. Dunque Zella Girolamo si candiderebbe alla sua nomina alla commissione edilizia. Da parte del gruppo ovviamente il sindaco ha detto che il nomine a meno che voi rinunciate al vostro membro per inserire Zella Girolamo, se no rinunceremo noi a uno. Inseriamo una testa per le minoranze. È giusto per considerare entrambi i gruppi. Poi ovviamente nominiamo, bisogna nominiamo anche loro che sono inizi. Bisogna nominiamo. Allora, ecco, mentre invece i membri indicati dalla maggioranza sarebbe Roberto Bassi, Roberto Isonni, Marco Ghezza, Fabio Franzoni e Andrea Zerla. Siccome ci sono dei membri che sono Marco Ghezza però ha detto che non riceve. Franzoni da giustizia con Franzoni Luigi. Ah, okay. Quindi membro laureato Franzoni Luigi. Diplomato Franzoni Fabio. Scusa, Fabio. Franzoni Fabio. Andrea Zella come imprenditore, Roberto Isonni, Zella Geronimo e Roberto. Scusa, questo è in attesa di vedere la regolamentazione, la giornata venga avanti un po' più flessibile, un po' più snella. No, per quanto riguarda le rappresentanze dei gruppi di maggio, il gruppo di minoranza era anche però se no ha il doppio di tutti la rappresentanza di parlare tutti è chiaro che dovrebbe dare anche a Orsico Futuro la possibilità di essere nelle commissioni però quando c'è una un po' così adesso in questo caso è stato risolto, però quando io
che gli diceva che è opportuno convocare una commissione dei capigruppi, perché alla fine se 575 elettori hanno votato per due minoranze, quindi circa il 55% di la maggioranza, il 44%, ma va bene, bisogna fare ragionamenti sulla incongruenza di questa situazione. Però non è che adesso la maggioranza deve dare alla minoranza più disponibile e più lagnosa, maggior credito dell'altra minoranza che ha il doppio di voti della sua minoranza. Quindi abbiamo 5 commissioni, poi desideriamo che non siano solamente i nostri rappresentanti, ma voglio sottolineare che non può durare che una minoranza, che è più minoranza delle altre, abbia spazi di operazione maggiori solo perché, sia una volta di più, è più consenziente perché mangia le pizze assieme con quelle della maggioranza. E questo è un insulto alla democrazia, è un insulto ai rendamiani, è un insulto al concetto di democrazia. Quindi io credo che ci vuole tempo a cercare di capire poi che la gente che rappresentiamo è comunque gente che ha diritto di eseguire come quella che serve la maggioranza. Però sarebbe bene che senza fare grandi scopri si un po' a testa e si cerca di capire che quello che rappresenta è quello che rappresenta in termini di un senso. Senza togliere nessun diritto di platea, sarebbe bene che si fosse comprato da questo, insomma, l'esigenza di rappresentanza c'è anche da parte di una minoranza che più di altre rappresentano l'opinione. Questo non è un nuovo senatore, non è posto in Marco di Luigi. Roberto Bassi, Roberto Isoni, Franzoni Luigi, Fabio Franzoni e Andrea Zerla. Andrea Zerla. Che è Andrea Zerla? È fisico. Franzoni Luigi. È Franzoni Fausto. Grazie, ci ha votato. Va votata questa. Adesso la linea. Bene, allora abbiamo fatto l'integrazione di Zerra Girolamo e di Sonia Damiano. Favorevoli? Immediata esecutività, favorevoli?